Paolo. Paolo. Thank you.
pure di queste campicine scale, che è tutta una cosa che chiamata, no, sì, dopo vedi.
Thank you.
in favore di due donne, la figlia di uno dei capi della sinagoga, di nome Ciairo, e di una donna che soffriva di emorragia. Sono due episodi in cui sono presenti due livelli di lettura. Quello puramente fisico, Gesù si china sulla sofferenza umana e guarisce il corpo, e quello spirituale. Gesù è venuto a guarire il cuore dell'uomo, a donare la salvezza e chiede la fede in lui. Nel primo episodio, infatti, alla notizia che la figlioletta di Ciairo è morta, Gesù dice al capo della sinagoga: non temere. Questa è una prima fondamentale necessità, ma da sola non basta. Si tratta infatti di esseri umani che hanno bisogno di umanità e dell'attenzione del cuore. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali operatori è necessaria anche e soprattutto la formazione del cuore. Occorre condurli a quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino di fede, il nostro impegno di amore concreto. Gloria a Padre, Figlio e Spirito Santo. Gloria a Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.